Grazie. Comunicazione sulla sua comunicazione. Allora, io comprendo che non sia semplice parlare di certe questioni e ovviamente non metto in discussione l'importanza dell'argomento che andiamo a trattare stamattina e che è giusto che sia trattato. Le chiedo però come sia possibile che a distanza di 2 mesi, e sono 2 mesi che ho depositato, abbiamo depositato come gruppo consiliare un'interpellanza, e 2 mesi lei sa bene che per legge siamo ben oltre i termini di legge per la discussione. Come sia possibile che in 2 mesi non si sia riusciti a discutere e a mettere in discussione l'interpellanza che riguarda gli orti urbani di Via Guaito? Per favore, non mi dica che abbiamo messo, metteremo la commissione il 9 giugno, perché io di essere preso in giro non ho più voglia. Sono 2 mesi che con pacatezza, con diciamo così anche il rispetto che ho sempre cercato di portare a questo Consiglio Comunale e ai colleghi che siano in questo Consiglio Comunale, ho sempre cercato di parlare con toni pacati, relazionarmi con le persone anche in maniera, anche al di fuori dal Consiglio, per trovare anche una modalità di comunicazione un pochino più estraniata, diciamo così, dai dibattiti che possono nascere all'interno del Consiglio Comunale o delle commissioni. Io però voglio capire una cosa, perché se da un certo punto di vista persone che appartengono al suo schieramento politico mi dimostrano un'apertura nei confronti di una discussione, parlo del consigliere Marchetti, parlo del consigliere Esposito e parlo del sindaco stesso, nel momento in cui un mese fa il presidente del consiglio Esposito in un consiglio comunale si prende l'impegno di convocare una commissione a breve, nella settimana successiva, lei non mi può presentare una commissione 2 mesi dopo. Non mi può presentare una commissione 2 mesi dopo. Per il semplice fatto che sono successe delle cose nel mezzo. C'è stato un esposto alla procura. Queste sono cose di cui discutere. Lei non può decidere. Chi è che decide che cosa dobbiamo discutere in questa commissione e cosa no? Me lo spiega, per favore. Perché io l'ho chiesto anche a mezzo email, perché la mia interpellanza non è stata inserita in questa commissione? Si parla di orti urbani. Perché allora me lo dovete spiegare? Non si può parlare stamattina della questione degli orti urbani di Via Goito. E se ne deve parlare il 9 giugno, quando il 9 giugno potrebbero essere successe altre cose. La situazione è totalmente cambiata. Da questo punto di vista io mi sarei anche scocciato di essere preso in giro, perché non si può pensare che una persona depositi un'interpellanza urgente rispetto a un tema urgente e che questo tema venga trattato 2 mesi dopo. Perché 2 mesi dopo la questione può essere anche già morta e dire è andata così, chi l'ha ormai è andata. Chi me lo garantisce che non andrà così? Chi me lo garantisce che da qui al 9 giugno non ci siano chiusi e conclusi qualsiasi spazio di discussione? Questo io lo voglio capire. In questa commissione discutiamo di quello che ritenete giusto voi o dobbiamo discutere di quello che riteniamo giusto come Consiglio Comunale? Perché è grave quello che è successo, Presidente, è grave. E voglio capire di chi sia la responsabilità. Perché se da un certo punto di vista altri consiglieri e il Presidente del Consiglio e del Sindaco si rendono disponibili alla discussione, non capisco perché il Presidente della Commissione non convochi quell'argomento, non metta in discussione quel tipo di argomento e lo mette in discussione 2 mesi dopo rispetto alla richiesta. C'è qualcosa che non va. O non vi parlate fra voi, dal punto di vista della vostra, diciamo così, forza di maggioranza, oppure ci prendiamo in giro. In entrambi i casi la situazione è grave, Presidente. Io da questo punto di vista arrivo anche dopo 2 mesi a mettere in discussione il fatto che lei mi tuteli in questi termini qua, perché io a questo punto di vista diciamo così, non cerco sempre di non pensare male, ma se permette, nel momento in cui io leggo su un atto di proprietà importante come quello tra CLC e il passaggio da Coop Italia a CLC e leggo il suo nome all'interno di un atto di proprietà formalmente, e se dopo 2 mesi lo stesso Presidente in qualche modo non mi garantisce che io possa discutere in tempi adeguati quell'argomento e quell'interpellanza, allora inizio a mettere in discussione le cose, Presidente. Con lei abbiamo parlato anche al di fuori del Consiglio e le lo ripeto in maniera molto pacata, ma di essere preso in giro io mi sono scocciato. Da questo punto di vista, allora, forse dobbiamo iniziarci a chiedere se sia giusto che un Presidente di Commissione, la quarta Commissione, discuta di temi in cui è direttamente coinvolto. Perché se lei il suo nome è presente nell'atto di proprietà di passaggio tra Coop Italia e CLC, qualcosa non torna, il che non vuol dire che abbia interessi specifici all'interno della questione di Via Goito, sia chiaro, perché la partita tra l'altro è molto molto ampia, ma se permette allora mi pongo un problema. Dico, il Presidente mi garantisce che la discussione sia oggettiva e che ci siano gli spazi adeguati? A questo punto inizio a dubitarlo. Abbia pazienza, Presidente, se vado anche oltre le cose che solitamente, le modalità che solitamente utilizzo. Ma veramente mi sento preso in giro e mi dispiace perché nel momento in cui c'è un'apertura, c'è una disponibilità nella discussione e c'è anche un tipo di relazione di un certo tipo, mi dispiace molto che ci si debba ritrovare a queste cose qua. Perché non c'è motivi, non ci sono motivi per i quali in 2 mesi non si possa discutere di questo argomento, che è estremamente importante. O mi dite, guardate, qui a noi non ci interessa
i giochi sono fatti, il progetto presentato da CLC è completamente in linea con quelli che sono i nostri presupposti, e allora ci siamo. Ma dal momento in cui vi dico che ci sono le alternative, o almeno voglio capire se ci sono le alternative, perché nessuno mi ha risposto, in due mesi nessuno mi ha risposto, bastava una risposta a dire no, consigliere Bruciati, non ci sono alternative, siccome questa risposta non è mai avvenuta, non è mai arrivata, e siccome gli argomenti che ho portato non sono fuori dal mondo, ma rientrano pienamente all'interno di un piano legale di legalità e di regolamento urbanistico, non è che me li sono cavati dalla testa, voglio capire perché questo non avviene. E allora a quel punto, se questo non avviene, io non mi sento garantito, abbia pazienza Presidente, e chiedo formalmente che tutto ciò che riguarda la questione degli orti umani di Via Goito sia trattato dalla Vicepresidenza. Poi ovviamente io non lo so come debbano andare queste procedure, perché francamente non mi sento tutelato, e chiederò anche di conto a chi di dovere per capire se lei nella sua posizione è nel pieno diritto e nella piena autonomia per poter decidere cosa discutere e cosa no in questa commissione. Grazie. Per favore. Per favore. La cosa che ho messo in premessa, e mi dispiace anche che siamo andati anche ben oltre la comunicazione che per me si concludeva, diciamo così, non ci sono purtroppo frequenti occasioni in cui parlare all'interno della Commissione 4 da quel punto di vista. È stata convocata una Commissione 4, ho preso l'occasione per parlare di questioni che riguardano la Commissione 4, quindi a prescindere da tutto si discuterà del piano di riqualificazione degli orti e nuovi orti urbani che era all'ordine del giorno. L'unica cosa che dico all'assessore, glielo ripeto, allora, prima di tutto a me va benissimo, perfetto, ok, il 9 giugno facciamo la commissione. Lei però, assessore, allora si prende l'impegno qui davanti a tutti e in streaming che di qui al 9 giugno in quell'area non cambia niente. Okay? Siccome c'è già una scia e sono già successe io l'interpellanza la depositai due mesi fa perché fu regolarmente e legittimamente da parte di CLC presentata una scia, e ovviamente iniziarono un certo tipo di interventi che poi sono stati bloccati per altri motivi. Chiesi, non è un caso, fece una comunicazione, chiesi al sindaco e al consiglio comunale di portare in discussione due mesi fa la questione, proprio perché volevo, prima che succedessero altri elementi, che non succedesse niente. Questo ancora non è stato fatto, quindi o lei in questo momento mi dice sì, l'amministrazione garantisce che di qui al 9 giugno non accade nulla, altrimenti io qui dal 9 giugno, di qui al 9 giugno voglio discuterne prima. Mettiamola così.